Amici di Bracimi Ancora, avrei tanta voglia di una fetta di quel Kobe da 500 euro al chilo, ma è un periodo in cui girano pochi soldi, motivo per il quale ho voluto organizzare questo video, una 20 euro challenge, ovvero sia andremo in 4 macellerie e faremo la spesa con 20 euro. Nei giorni scorsi ho lanciato una storia su Instagram, gli ho detto ragazzi chi vuole partecipare mi contatti, però da voi farò la spesa con 20 euro, voglio vedere quello che riuscite a darmi con 20 euro. Prima di iniziare il video voglio presentarvi lo sponsor che ci permette di realizzare questo video. Sul tema primitivo del Salento è una bottiglia che produce York. York è una bellissima azienda pugliese, trovate in descrizione, trovate il link alla loro azienda. Francesca, la mia amica di Bracimi Ancora, ha intervistato la produttrice e al termine di questo video vi metto l'intervista che Francesca ha realizzato in Puglia. Direi che è tutto, andiamo a scoprire cosa ci daranno questi macellai per 20 euro. Siamo arrivati al Mercato Trionfale, stiamo a via Andrea Doria, praticamente tra il quartiere Prati e il quartiere Balduina. Questo è un bel mercato, un bel quartiere, bella gente. Ci aspetta Alessandro, che ha uno dei banchi più interessanti di tutto il mercato. Andiamo! Alessandro, ciao, ben trovato. Grande. Bella macelleria. Grazie. Molto bella, mi piace da morire, è proprio acchittata al giusto modo. Noi abbiamo queste da spendere, 20 euro, però prima ti chiedo, la cosa più cara che c'è dentro sta macelleria qual è? C'ho delle belle fiorentine, sia Sakura che Sashi. Abbiamo questa. Quanto sta al chilo questa? 35. 35 euro al chilo. Anche questa va bene a 35. Ti l'hai immaginato? Sì. Andiamo sul 40. 40 euro al chilo? E poi di là nello stagionatore abbiamo una galiziana e siamo sui 60. Oggi non ce lo possiamo permettere. Voglio vedere quello che ci fa uscire con 20 euro. Ok, perfetto. Allora, noi possiamo iniziare con un bel pannicolo. Eccolo qua. Pannicolo. Sì, diaframma. Quanto lo fai al chilo questo? 10 euro. 10 euro al chilo. Sette euro di pannicolo. Beh, non male, 7 euro di manzo. Poi c'ho un bel lombatello. Questo l'ho staccato stamattina. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Questi mi sa che saranno 20 euro spesi bene. Ma quanto ce ne fai di lombatello? Quanto pesa? 11 euro, caro. Possiamo pure diminuire qua, sono 5 euro. 5 euro, fantastico. Tutto 1 euro al chilo. Questo? Questo, certo. Bistecche di collo. Bistecche di collo. Fantastico. Bistecche di collo in arrivo. Paio, siamo sempre a 5 euro. Allora, questo era 5 euro. Sì. Questo pure era 5 euro. Siamo a 10. Quello era 8. E questo era 7. Siamo a 17. 17. Ci mettiamo? Ho due salsicce e un po' da rosticini. La salsiccia speciale. Vai. Quanto vengono anche la salsiccia? 10 euro. 10 euro al chilo. Sì, fanno tutto un prezzore. Questo sono 4,80 euro. Abbiamo sforato di un euro forse. Sì. Allora, abbiamo le salsicce, tombatelle, due bistecche di pollo e il pezzo più bello del panico. Bello, ragazzi, 20 euro. No, 2,3 kg. Per 20 euro mangeremo carne buona e di qualità. Grazie mille. Questa borsa e queste sono le mascherine. Perfetto. Ah, ci abbiamo pure le mascherine personalizzate. Fantastico. Ragazzi, cambio di mascherina in onore ad Alessandro. È stato davvero bravo. Ecco, questa si è rotta definitivamente. Cambio di mascherina. Arrivati a Ostiense, macelleria Vicere Cesira. Questo è un quadrante di Roma Sud, decisamente diverso da dove stavamo prima. Sono molto curioso di vedere qui per 20 euro. A proposito, vediamo se ce l'abbiamo. Sì, ce l'abbiamo ancora. Per 20 euro, ragazzi, cosa compriamo da queste parti? Andiamo. Appena sono entrato, qui mi hanno intimidito. Togliti quella mascherina della concorrenza e indossa un'altra mascherina. E noi, vabbè, faccio collezione di mascherine, ragazzi. Mascherina personalizzata, bene.
Tu sei il boss, vero? Sì. E da bravo boss fai lavorare gli altri. Sì, assolutamente. Perfetto, avete visto? Prima il boss ci ha fatto, ci ha servito di diritto, qui il boss supervisiona. Qual è la cosa più cara che avete? Il pezzo più caro in questa macelleria è quel filetto a 35 euro, ma noi con 20 euro ragazzi ce lo sogniamo. 20 euro fate in maniera tale che io esca soddisfatto e con roba buona. Allora riniziamo che rimettiamo il filetto a posto. Sempre. Giusto, insieme alla mascherina della concorrenza. Un po' di maiale. Lo stinco di maiale. Molto particolare, se cotto bene è eccezionale. Consigli per la cottura? Al forno 3-4 ore, con alla base del forno metterei un vassoglietto di alluminio con uno di acqua e uno di birra. Coperto con la stagnola. Sì. La prima paio d'ore con la stagnola, l'altre ore e mezza, due senza stagnola. Tu ci vogliono 4 ore? Sì, 3 metri di maiale. Costo al chilo? 5,50. 5,50 si può fare. Un po' di alette di pollo. Alette di pollo? Vai. Prezzo molto economico. Facciamo una bella chilata di alette. Le alette di pollo io le ho sempre considerate come l'inizio di una grigliata, all'entrée, perché le prendi, inizia quel clima informale della grigliata, te sporchi le dita e soprattutto te viene fame. Poi possiamo fare un po' di macinato misto. Facciamo mazzo e maiale, un bel pezzo di piccione, si stacca e si può fare o ripieno, tagliato a tasca, o a spezzatino, può fare bollito. Costo al chilo delle alette? 3,90. 3,90, costo al chilo del piccione? 12 euro. Facciamo un misto con il maiale. Quindi mi fai un mix di macinato? Esatto. Piccione, maiale. E un pezzo di arista di maiale. Bene. Sgrassiamo leggermente e lo maciniamo un paio di volte. Questo è il nostro mezzo chilo di carne macinata, prezzo al chilo 11. Quindi quello lo paghiamo 5,50. Esatto. Bene. Qualche bracioletta d'abbacchio, sì, che sta a 12 euro al chilo, è di coscia e rognonata. Sì. Le può fare alla scottatito, al forno, alla cacciatora, così abbiamo pure un po' d'abbacchio. Con 20 euro? Sì. 20,60 euro. Qui a Ostiense, signori, non siamo andati più di tanto sul manzo, ma siamo andati su altri animali. Allora abbiamo l'abbacchio, il macinato manzo maiale, un chilo di alette di pollo e lo stinco di maiale, per un peso complessivo di quasi 3 kg di cose. Quasi 3 kg di pollo. Quindi abbandonando il manzo, ragazzi, siamo riusciti a sfiorare i 3 kg di carne con 20 euro di spesa. È arrivato Gabriele, ha raccolto il nostro invito su Instagram. Ben arrivato Gabriele. 20. Grazie mille. Partecipa alla lotteria degli scontrini, va, sì. Dai. Perfetto, benissimo. Grazie mille, piacere. Grazie mille. Ciao ragazzi. Sì, grazie. Buon ciao, lavoro. Ragazzi. Terza macelleria del nostro tour. Siamo a Piazza dei Mercati, macelleria Ciccia. C'è Federico che ci aspetta. La storia di Federico è bellissima perché ha rilevato questa macelleria poco prima della pandemia, si è dato tantissimo da fare, è entusiasta di partecipare a questa nostra challenge. Sono ovviamente curioso di vedere quello che riuscirà a metterci nella busta per 20 euro. Federico, arriviamo. Guardate che bel banco, tortellini, ci abbiamo pure un po' di preparati, hamburger vari, pollo, non ci avevo fatto caso, qui abbiamo la cella per frullare, quella dell'Everlasting, 12 giugno 2019, cioè è un anno e mezzo, fra poco fai 2 anni, signori abbiamo lanciato una moda pericolosissima, quella di frullare le bistecche per tanto tempo, dunque ragazzi, bellissimo banco, e bistecche c'è di tutto, Federico partiamo dalla carne più cara che hai, fammela vedere, wagyu americano. Wagyu USA 180 euro al chilo? Non ce la possiamo permettere, ragazzi. No, c'hai la barrosa. La barrosa è una carne che si trova poco in giro perché è una bestia che sta in Portogallo, insomma, ne arriva davvero poca in Italia. Quando la trovate, il consiglio che vi do, provate ad assaggiarla. Bello, bello, c'è una bellissima selezione di bistecche. Ti metto la tua professionalità, facci sognare con 20 euro. Allora, iniziamo da pollo, Michele. Mezzo chilo. Mezzo chilo, quanto costa al chilo? 5,90, vai. Il pollo per una spesa economica, ragazzi, è sempre un animale indicato.
scusa, che stai a fare? Brucio le piume, così non impulsonisci casa. Spezzatino. Ci dai lo spezzatino? Sì. E ci consigli di usare come? O sugo in bianco questo. Fede, al chilo quanto sta? 10,90 questo. 10,90, se sta... Oh. Poi, trippa. Questo. Federico osa dandoci la trippa, ma giustamente stiamo a Roma, in un quartiere popolare ci sta tutto che il macellaio vi proponga la trippa. Qualcuno ti potrebbe chiedere, scusami, ma la trippa che roba è? Stomaci della mucca, che ce n'ha quattro. L'altro è il lampredotto, che è più famoso, diciamo, insieme alla trippa, che quindi, si usa a Firenze. A Firenze c'hanno il lampredotto, ormai abbiamo la trippa. Come la cuciniamo? Questa è da sbollentare, perché è una trippa di vacca cinisara, che sono bestie siciliane, e ha un sapore molto forte. E poi è cruda, non è sbollentata, quindi è veramente, è solo lavata. Una bella rosolata, facciamo il sugo, sì, e la mettiamo dentro. Poi la bella carta del pecorino romano e menta romana. Fuori programma, assaggio di carne, pacetto di trippa. Dai, la metti dentro. Delicatissimo. Quanto sta il chilo? 9,90. 9,90 e sono 3. 10 euro per ora? Sì. Fettine. Facciamo assaggiare la cinisara sempre. Le dai. Fettine di cinisara, sì. Cioè, dove sono bestie queste? Molto piccole, a Cinisi, Sicilia, però allo stato brato. Qua siamo molto in altura, quindi mangiano erba d'altura. Questa è una rosa, sì. La parte del quadricipite. Questa è un paio d'etti, passaggiarlo dopo. Va bene, sono molto curioso. Carpaccetto di vacca cinisara. Bello, non è quel sapore ruffiano che ti ammalia subito, approccio diverso, esatto. Nel frattempo altri ragazzi hanno raccolto l'invito che abbiamo fatto su Instagram, eccoli qua dietro. Federico, quindi oggi io non mangio niente perché la spesa fa a loro. Va bene. Con 20 euro ragazzi, oggi con 20 euro vogliamo far vedere che non ci esistono solo i bistecchi. Carta ci abbiamo, Federico? Pezzettino di bollito, un paio d'etti per una persona, va bene insomma. Un paio d'hamburger. La coda cinitata. La coda cinisaria. La stamattina. Bellissimo, fammi il conto, mettiamoli uno di seguito all'altro. Un euro in più. Ricapitolando, trippa, pollo, spezzatino, due fettine di cinisara, bollito, due hamburger e cola, sempre di cinisara. Vai con la consegna. Ti è passato, c'è lui. Perfetto. Grazie mille. Ragazzi, mi raccomando, fate onore a questa carne, fate onore a Federico che me l'ha trovato. Ciao bene. Grazie, ciao, ciao. Senti, ti trattano bene, sì. Mi raccomando. Ciao Fede, grazie di tutto, in bocca al lupo, complimenti, ciao. Ultima tappa del nostro tour, siamo a via Francesco Carrara, quartiere Flaminio. Per intenderci ragazzi, qui alle mie spalle c'è Piazza del Popolo, pieno centro di Roma. Ci aspetta Roberto, che ha una macelleria proprio all'interno di questo punto Carrefour. Andiamo. Roberto è specializzato nei preparati, sono il suo punto forte. Guardate bene quello che fa, ragazzi, sembra di stare un po' in una pasticceria, un po' in una gioielleria. Dietro quel lavoro c'è tanta professionalità e tante ore spese nel laboratorio. Lui è Roberto. Ecco. Buongiorno. Inizierei chiedendovi la cosa più cara che hai in questa macelleria, qual è? Carciofi in crosta. 25,90 al chilo. Bene, allora noi non ce li possiamo permettere perché noi abbiamo 20 euro. Però vedo che hai tantissimi preparati, cioè veramente c'è un banco meraviglioso. Hai un ottimo assortimento. Ti vorrei far provare delle cotolette alla valdostana. Proviamo. Che è una cotoletta di maiale, sì. Gratinata con provola e specche, da cuocere in padella, sì. Un goccino d'olio, coperchio senza girare, 3 minuti e sono fatte. Prezzo di? 16,90 al chilo. C'è rapido indolore. Ok. Sì. Ti faccio fare due cose, una così e ti faccio assaggiare un altro prodotto. Ho 20 euro. E bistecchine di pollo. Quanto siamo? 7 euro. 7,14. 6 euro a disposizione. Delle alette con la salsa barbecue. Fighe le alette con la salsa barbecue, dai. Vanno bene le alette in salsa barbecue, ma fammici uscire pure due involtini di prosciutto. Okay. Che sembrano cannoli siciliani. Volevo farti un omaggio. Pure un omaggio ci questo, cioè, questo ci vuole. Ti do delle patate che facciamo noi, decorate. Scusate, ho l'impressione che mi stia prendendo in giro perché sembrano fiori più che patate. Siamo sono patate. Sono patate? Cioè, chi te le fa così? C'è un ragazzo che ce le prepara proprio per noi. Questo è omaggio. Queste sono in omaggio.
Quando sono entrato in questa macelleria ho avuto l'impressione di entrare in una gioielleria, quasi mi sono spaventato, pensavo ma con 20 euro ragazzi che ci posso tirare fuori? Invece Roberto, da grande professionista qual è, mi ha messo proprio di fronte a una scelta. Qui ci sono 20 euro di carne, ma avrei potuto anche spendere 20 euro per questa arista così composta. Pesiamo, vediamo quant'è in totale il peso. 1,7 kg per 20 euro. 20 euro. Complimenti, fammi la busta. Ragazzi, anche qui ce ne usciamo con quasi 2 kg di ciccia. Questa macelleria che fa solo preparati mi intriga molto, quasi quasi ci torno in futuro. Vorrei fare un approfondimento sull'argomento che non ho mai trattato. Conclusioni finali, ragazzi, di questo video insolito. Vi ho mostrato oggi come entrare in una macelleria di qualità con 20 euro. Non escluda la possibilità di fare una spesa di tutto rispetto e che possa soddisfare tantissimi commensali. Per farvi intendere, ragazzi, guardate questo piccolo pezzettino di Kobe. Questo costa 40 euro, ragazzi. Quindi esattamente il doppio di quello che noi abbiamo speso in ogni singola macelleria. La morale di questo video, ragazzi, io non so qual è, ognuno ci mette il significato che vuole. Concludo il video, ragazzi, ringraziando questa azienda York che produce questo primitivo del Salento Soltema. È un vino che a me piace tantissimo, i rossi pugliesi mi entusiasmano. È un video che Francesca racconta su Versami Ancora, quindi seguite Versami Ancora, seguite Versami Ancora, dateci un like se questo video vi è piaciuto, un video insolito. Io vi abbraccio tantissimo e come al solito che la brace sia con voi. Ciao. Aspetta, non ho detto mortacci quanto è buona, vabbè lo dico così a gratis, mortacci quanto è buona. Ciao!